o fanno un miracolo, o altrimenti sarà una delle tante piattaforme che comunque hanno avuto una grossa crescita per poi essere soppiattate da nuovi tipi di tecnologie. Questo video era molto vecchio, ho fatto sentire un'anteprima, comunque se lo volete riguardare basta cercare Zaragast Bancor, era un progetto Alcon che vi avevo parlato di questo protocollo molto interessante, ma comunque avevo diverse perplessità perché alla base di tutto c'era un progetto molto lungimirante che però mancavano delle basi, specialmente sui token beccati su altri token per la stabilità del prezzo. La possibilità di acquistare criptovalute, diciamo erano token ERC20 sul protocollo Bancor anche senza liquidità. Però, passando il tempo, 15 aprile 2018, oggi siamo il 22 novembre 2018, sono cambiate tantissime cose. Salve a tutti quanti, per chi non lo sapesse, io sono Zaragas e oggi vi parlo di Bancor X, che è un protocollo di interscambio che troviamo all'interno della blockchain di Ethereum e EOS. Era un video che vi volevo fare da un po'. Niente, è interessantissimo, è bellissimo. Perché? Perché per chi non conoscesse il protocollo Bancor, Bancor provvede la liquidità. Infatti voi sapete, per quanto siete ormai esperti di criptovalute e di mercati, che il prezzo di determinata criptovaluta è dato dall'incrocio tra domanda e offerta. Il prezzo della cripto sta in essere perché c'è una controparte che è disposta a pagare quel determinato prezzo. Però convenite con me che magari anche nel mercato tradizionale, ok, Ferrari ci sono vari scambi ogni giorno, anche per l'obbligazione c'è il motto, e ci sono scambi ogni giorno, magari se siete una piccola azienda, avete un piccolo progetto, non ci sono tutti questi scambi, perché il mercato è poco liquido. E Bancor è uscita con una formula matematica bellissima che serve per provvedere la liquidità, perché manca la seconda controparte, ossia non è più un incrocio tra domanda e offerta, ma voi interagite con un protocollo, che è il protocollo di Bancor, dove l'unica cosa importante è l'offerta e la disponibilità liquida di un determinato token a fronte di un pagamento. Vi sto confondendo ancora, per chi ovviamente segue anche il mio canale, perché ho parlato tantissimo di EOS, sapevate che quando c'è stata la speculazione di RAM, la RAM, il prezzo della RAM era determinato dal cosiddetto Bancor algorithm, da un algoritmo proprio basato sul concetto di Bancor proprio per dare liquidità. Infatti il prezzo della RAM non poteva avere una controparte di prezzo, non c'era uno scambio A e B, eravate voi che acquistavate tramite il contratto EOS RAM per poter prendere la RAM, c'era una fee ovviamente che serviva in qualche modo per evitare la speculazione e tutto questo. La stessa cosa funziona per Bancor, ci sono delle bellissime formulette che vi faccio magari vedere, ma non voglio mettere troppa carne sul fuoco e non vi voglio far confondere troppo, e dunque ve lo spiego in molta semplicità. Ho dovuto fare un taglio perché è partito il computer a fare chiamate inesistenti. Allora, come funziona? Diciamo che è una sorta di formula che tende all'infinito secondo una disponibilità monetaria che c'è sotto. Immaginiamo che ci sono 10 token che vivono sull'algoritmo di Bancor, benissimo, e questo token ha un prezzo arbitrario. Immaginiamo che ogni singolo token a disponibilità massima del Bancor algorithm sono 10. Quindi se io acquisto un token, quel token avrà valore di mercato 1. Perché? Perché io metto un dollaro per acquistare un token, io ricevo il token e all'interno dello smart contract entra la liquidità. Perfetto, immaginiamo che adesso volessi comprare un altro token, in questo caso il prezzo del token, proprio per una questione di algoritmo di liquidità di Bancor, aumenta il prezzo, diciamo, di per 2, quindi il secondo token che vado ad acquistare costerà 3. Quindi 3 vanno a liquidità di Bancor e io ho 2 token che in totale mi sono costati 4. Cosa succede? Che se io vado a vendere questi 2 token, il prezzo del token ritorna a 0 e questi 4 token vanno all'interno dell'algoritmo Bancor e io riprendo indietro 4 dollari. Il concetto ovviamente non è proprio così quadratica, bisogna seguire questa formula qui, che comunque assomiglia molto all'esempio che vi ho fatto io. Ma perché fare una cosa del genere? Perché converrete con me che più la funzione è asintoticamente verso l'infinito, cosa succede? Che non si riuscirà mai a acquistare la totalità dei 10 token, perché per comprare il decimo token ci vuole tantissima liquidità. Ovviamente su 10 immaginate che poi ci sarà un'altra figura, diciamo, una sorta di numero ripetitivo, però pensate che comunque la funzione tende all'infinito, quindi per comprare tutta la disponibilità
ci vuole un prezzo infinito. La stessa cosa era per quanto riguarda la RAM di iOS, dove aumentava sempre di più il prezzo, fin quando se si raggiungeva i 64 GB era impossibile acquistarla tutta perché il prezzo sarebbe arrivato molto molto alto. Stesso concetto lo troviamo per i token. Questa è la formula ovviamente completa, dove è inutile veramente che vi spiego tutto quanto, eccetera, vi basti soltanto pensare alla cosa intelligente, il fatto che non c'è bisogno di una seconda controparte. Però entriamo nel vivo, Bancor, la sua liquidità, e parliamo anche di Bancorex. Diciamo che possiamo chiamare la prima cross-chain che c'è all'interno dell'ecosistema delle criptovalute. Perché? Perché Bancor è nato sul protocollo Ethereum, ma ha fatto anche un altro protocollo per iOS permettendo lo scambio di token cross-chain. Al momento soltanto di Bancor, ossia Bancor è un token che vive sia sulla blockchain di Ethereum e sia sulla blockchain di EOS. Quindi, se dovete fare uno scambio monetario, magari volete comprare DAI token, stablecoin, e voi avete EOS, cosa potete fare? Interagite col protocollo di Bancor, convertite EOS per Bancor, Bancor X ovviamente per EOS, li convertite in Bancor per Ethereum, convertite Ethereum per DAI e avete fatto il giochetto. Ovviamente vi sembra complessa come cosa, ma in realtà i passaggi sono veramente banali, quindi mi raccomando, e c'è ovviamente una roadmap, perché prima è stata lanciata su Testnet, adesso c'è questa sorta di cross-chain per quanto riguarda la iOS Mainnet, e poi ci sarà un'unificazione di Ethereum iOS Cross-Chain Experience, proprio per permettere di detenere un token, per esempio immaginiamo DAI, anche all'interno della blockchain di iOS, utilizzando come mezzo di contatto, come una sorta di atomic swap, il protocollo di Bancor. È una roba molto potente, molto interessante. Poi c'è anche smart token, sono tantissime cose veramente interessantissime. Vi faccio vedere per esempio il lato iOS, no? Per esempio noi cosa possiamo fare? Ovviamente interagendo con Scatter possiamo scambiare iOS per BNT, oppure per esempio iOS per Black Token, per Karma, per Prospector Gold, per Sett, per Horus, per Meet1 e quant'altro. Poi che cosa ci possiamo fare? Per esempio possiamo convertire, come ho detto prima io, iOS per BNT, e utilizzando il protocollo Bancorex semplicemente convertiamo i BNT di iOS in BNT di Ethereum. Ovviamente mettete l'amount, mettete ovviamente il vostro indirizzo Ethereum, dove ovviamente funzionerà il tutto, e poi dopo aver fatto uno Swift del genere potete usare il protocollo di Bancor, che è insito all'interno dell'ecosistema di Ethereum. Come si fa a interagire con l'ecosistema Ethereum? Niente di più semplice, potete loggarvi anche con Telegram, pensate voi ragazzi. Per esempio io clicco, consento, mando il mio bel messaggino, avvio, ora mi dovrebbe mandare un codice di verifica, lo prendo e lo incollo qui dentro e automaticamente noi abbiamo il nostro account di Bancor, avete visto anche semplicità, e possiamo depositare ovviamente degli Ethereum, possiamo depositare qualsiasi cosa, e quando mettiamo Receive Token c'è un indirizzo, versiamo qui dentro e possiamo fare tutte le operazioni del mondo per acquistare ovviamente i nostri token preferiti. E poi niente, alla fine avete tantissima di quella scelta che non c'è neanche bisogno che vi faccio degli esempi, perché le possibilità sono infinite, e poi c'è anche, diciamo, una sorta di procedimento che ti aiuta per listare anche il proprio token. La cosa più interessante resta DAI, perché c'è bisogno di una stablecoin magari in periodi molto duri di mercato. Ok, vi fate una bellissima conversione magari di Ethereum in DAI oppure di EOS in DAI, e in qualche modo potete speculare tranquillamente senza passare per exchanger centralizzati, anche se Bancor comunque ha un front-end centralizzato, ma questa è un'altra storia. Tutto ovviamente è gestito da smart contract, quindi non c'è così tanta paura, mettiamola così. Sicuramente è meglio di un centralizzato, sì. Alcuni avranno difficoltà, quindi preferiranno i centralizzati, però le possibilità all'interno del protocollo di Bancor sono infinite, e ci saranno tantissime evoluzioni. Qua vi fa vedere di nuovo l'esempio che vi ho fatto io. Avete il protocollo Ethereum Liquidity Network, che vi permette di convertire Ethereum dentro BNT token. Poi potete convertire i vostri BNT token originali nella blockchain di Ethereum in
EOS utilizzando un sistema di brucia token, ossia se io sposto gli Ethereum, cioè i BNT da Ethereum e li metto su BNT in EOS, cosa succede? Che i BNT di Ethereum vengono bruciati e vengono lanciati su EOS in modo tale che comunque il prezzo di BNT non vari tanto, e potrei utilizzare questi BNT per speculare ovviamente all'interno dell'ecosistema di EOS con i token che vengono listati lì dentro. Questo è un grosso passo in avanti. Vi volevo fare proprio questo video per farvi vedere quante le cose stanno cambiando all'interno dell'ecosistema di iOS e quante robe interessanti potrebbero nascere in futuro. Perché? Perché qualora venisse veramente abilitata la possibilità di fare liquidity cross-chain tra token ERC20 e token all'interno di iOS, immaginate quanta valore può essere sottratto su Ethereum. Ovviamente non sarà così, per carità, però magari c'è un bellissimo progetto in ERC20, fatta la ICO, però vogliono spostarsi su un ecosistema maggiormente scalabile, più veloce come può essere EOS. Semplicemente utilizzando il sistema di Bancor possono spostare i token da ERC20 a EOS token. Quindi ci sono tantissime cose molto interessanti. Il video, lo so, è breve, però voi cosa ne pensate? Vi piace una roba del genere? Secondo voi è un'evoluzione della blockchain? Fatemelo sapere sotto nei commenti e datemi ovviamente la vostra opinione. Tantissime cose ovviamente verranno più avanti e ci rivediamo a un prossimo video. Mi raccomando, lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se è iscritto Steemit lasciate un like su Steemit, se non siete iscritto Steemit iscrivetevi, ci rivediamo a un prossimo video, fate i bravi, sotto ci sono i link dell'azione e alla prossima!